Ciao a tutti da Miranda, benvenuti sul mio canale. Oggi è il 17 febbraio 2020. Vado a fare una lettura interattiva che va da 1 ai 3 mesi dal momento in cui l'ascolterete. Sarà valida anche se l'ascolterete fra 10 anni, 20 anni, dal momento in cui l'ascolterete appunto da 1 ai 3 mesi. Adesso faccio i mazzetti. La domanda è: il mio desiderio si realizzerà? Se poi volete dire sogno, però il titolo è questo, il mio desiderio, sogno, insomma, quello che voi appunto desiderate di più, la cosa che pensate sempre, che dite, non so, magari si potesse avverare, ecco, e quindi speriamo sia così per tutti. Adesso le carte ce lo diranno. Allora, mazzetto numero 1. Vado a mettere il sasso, questo un po' lungo. Mazzetto numero 2. Vado a mettere il sasso così, massiccio. Sembra un po' una vongola gigante. Il mazzetto numero 3. Vado a mettere sopra due sassolini. Praticamente sono tutti sassi. Ecco, fate bene la vostra scelta. Inizio dal mazzetto numero 1 con il sasso quello lungo. Vediamo il vostro desiderio se si realizzerà. Allora, avete avuto delle perdite, delle perdite. Infatti, desiderate qualcosa che avete perso. Potrebbe essere del denaro, potrebbe essere magari un lavoro che non è andato a buon fine, però io mi sento che è del denaro. Voi avete del denaro che avete perso. Vediamo come andrà avanti la situazione. Ci sarà un po' di tranquillità, risolverete questa situazione, queste perdite, però piano piano, da 1 a 3 mesi, ecco, se volete un consulto personalizzato, privato, potete contattarmi all'indirizzo di email che trovate in basso in descrizione o la pagina di Facebook Miranda Telegrafica. Quindi tranquillità, stanno cominciando a risolversi le cose o si risolveranno, ecco, dalle perdite che avete avuto, e ci sarà anche un'evoluzione da quello che avete perso. Appunto, comincerete, se non state già meglio, ad avere l'evoluzione di questa cosa che avete perso, di questo progetto, di questi soldi, di questo lavoro. Potrebbe trattarsi anche di una storia d'amore, perché no? Però qui parla di affari, di soldi. Avete avuto purtroppo delle perdite, magari uno sfratto e non vi hanno pagati e avete perso questi soldi. Ecco, andiamo a vedere il mazzetto numero 2 con il sasso a forma di vongolona. Ecco, vi difendete. Avete molta ansia o avrete molta ansia? Vi state difendendo da qualcuno o per qualcosa? Ecco, per queste perdite. Vediamo il vostro desiderio. Probabilmente ci sarà un'eredità. Qualcuno che vi lascerà qualcosa, voi state pensando, sperando che qualcuno vi lasci qualcosa, ve la lascerà. E questo succederà perché c'è la carta dell'eredità, verrete a sapere delle cose della famiglia, delle cose che non sapevate, magari dei soldi che vi hanno, non so, una persona che magari, poverina, non ci sarà più o non c'è già più, ha lasciato un testamento scritto per voi che parla di eredità, di soldi, e voi non lo sapete ancora o magari lo sapete già. Riceverete appunto queste cose qua, il vostro sogno si realizzerà e nella vostra vita si realizzerà anche la presenza di un uomo. Ecco, questo mazzetto ha due messaggi. Sì, quindi vi state difendendo, riceverete, e ansia, riceverete questi messaggi, probabilmente anche una bella eredità o dei soldi o qualcosa, delle notizie che fanno parte magari di questo uomo, ecco. Oppure per le donne potrebbe significare anche la presenza di un uomo, ecco, il desiderio, qualcosa che desiderano oltre ai soldi. E per gli uomini potrebbe trattarsi anche per la presenza di uomo, chi preferisce un uomo, chi preferisce appunto una donna. Andiamo a vedere il mazzetto numero 3 con i sassolini, la coppietta dei sassolini. Vediamo che cosa ci dicono le carte, se il tuo desiderio si avvererà. State sognando per questo desiderio, lo state proprio, come dire, desiderando, lo volete a tutti i costi, sognate e la notte lo pensate.
state, e quindi vediamo se questo desiderio si avvererà. Ecco una legge, c'è qualcosa che vi dirà, deve, o qualcuno che vi dirà, deve essere così e tutto sarà così, qualcosa dettata da qualcuno. Quindi voi sognate, sì, di avere questo desiderio e qualcuno vi dirà come dovete fare, forse per avere questo desiderio. Andiamo a vedere l'ultima carta che è uscita, instabilità. E con questa carta dell'instabilità, meno male che qualcuno vi darà, come dire, delle leggi, vi dirà qualcosa per far sì di non stare tanto male, ecco, di non essere molto instabili. Questo mazzetto è un po' fragile, ecco, come mazzetto. Probabilmente voi persone che lo state ascoltando siete delle persone un po' fragili, un po' sensibili. E sognate sempre il desiderio, sognate sì sempre che si avveri, si avveri. Magari avrete la presenza di una persona che vi aiuterà, che vi dirà non ti preoccupare, qualcosa per via legale, per via appunto di legge, tramite avvocati e robe varie, insomma, un po' di rogne, io spero di no. E quindi questi sono stati i tre mazzetti, un salutone da Miranda e spero che questa lettura interattiva vi sia piaciuta. Alla prossima, buona serata e oggi buon inizio di settimana, buon lunedì, buona serata.